Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo del blocco dell'AMOC, ossia del blocco della corrente del Golfo, e di cosa ne pensano le intelligenze artificiali Perplexity e Gemini. Sì, sono andato proprio da Perplexity, da Gemini, ed ho chiesto loro la stessa identica query. Scrivi un breve tema su cosa è la AMOC, corrente del Golfo, quando nella storia climatologica si è fermata, spiega il rallentamento della AMOC che si è già verificato ed illustra il parere di IPCC e di altri scienziati su quando datano un prossimo blocco della AMOC corrente del Golfo, ed illustra sinteticamente quali impatti climatologici ci saranno in Europa, Mediterraneo e Nord Africa. Ai ai ai, vi anticipo già la cosa, entrambe le intelligenze artificiali hanno fatto schifo nella sintetizzazione del tema blocco della corrente del Golfo. Forse non sono state addestrate su questo tema, oppure sono state programmate per non dire nulla. Detto brutalmente nei denti, nessuno delle due intelligenze artificiali parla di tipping point climatici. Nessuno delle due intelligenze artificiali parla di tipping point ad equilibrio stabile. Nessuno delle due intelligenze artificiali parla di tipping point non lineari multipli ad equilibrio irreversibile. L'AMOC ha un equilibrio proprio di questo tipo, un equilibrio non lineare multiplo ed irreversibile. Le stime per il blocco dell'intelligenza artificiale sono tutte errate, anzi per meglio dire sono tutte scientificamente vecchie. IPCC inizialmente dava come evento certo il blocco della corrente del Golfo dopo il 2100, in particolar modo da qualche parte dentro al secolo XXII. Studi recenti di IPCC hanno posto il blocco dell'AMOC della corrente del Golfo tra il 2050 e il 2100, quindi c'è una bella differenza temporale. Questo perché sino ad oggi IPCC non aveva mai conteggiato la massa di acqua dolce fredda che si scioglie dalla Groenlandia e cade nell'Oceano Atlantico. Oceanografi, climatologi, fisici, in un cospicuo numero, che anche tra quelli più attenti nello studio dell'AMOC, ipotizzano in realtà un blocco dell'AMOC da qualche parte tra un oggi futuro e un poco più del 2050. Come si vede, le date sul blocco dell'AMOC oscillano parecchio, in particolar modo tra gli scienziati che se ne occupano in dettaglio, che danno come un evento molto più ravvicinato rispetto a quanto propone IPCC. La realtà è che non è possibile fare previsioni temporali certe sull'AMOC, perché nonostante si sia già registrato a metà anni 80 un rallentamento della corrente del Golfo di circa il meno 25% nella sua portata, un rallentamento di un meno 25%, che è tanta roba, che peraltro non è mai più stato riguadagnato dal vitale flusso di acqua calda che dal Golfo del Messico in superficie va verso l'Europa del Nord e poi si inabissa nel Mar Polare dell'Antartico e vicino alla Groenlandia, innescando praticamente tutto il flusso termalino, THC. Ecco, in realtà molti e altri nuovi studi pongono appunto che l'equilibrio dell'AMOC è appunto un equilibrio multiplo non lineare ad equilibrio irreversibile, e questo rende difficile andare a stimare quando si bloccherà. Ma dal fatto del suo mancato recovery si può inferire che questo blocco sia più vicino temporalmente, molto più di quanto si possa pensare. Le due intelligenze artificiali, Gemini e Perplexity, nemmeno parlano degli impatti climatologici in Europa di un blocco della AMOC, per cui le sintesi proposte alle due intelligenze artificiali sono assai scadenti. Ecco, non dovete credere a me, a quello che vi dico. Andate sul mio blog https://mioradar.blogspot.com, il link lo trovate sia in descrizione che a video.
cercate con il tag Climate Change, troverete una Penguin Dance serie di webinar climatologici e ricerche scientifiche proprio sul tema della corrente del Golfo, tipping point climatici, blocco dell'AMOC, numerosi e stratificati documenti nel tempo che vi illustreranno tutto. Io li ho tradotti ovviamente in italiano, ma se volete li potete anche ascoltare in inglese, sono tutti webinar che provengono da YouTube. Ecco, detto questo, andiamo a sentire cosa ci raccontano le due demenze artificiali sullo spinoso tema climatologico del blocco della corrente del Golfo, che ha enormi impatti geopolitici sul pianeta Terra, di cui però le intelligenze artificiali non sanno nulla. La corrente del Golfo AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, è un sistema di correnti oceaniche cruciale, che svolge un ruolo significativo nella regolazione del clima globale. Trasporta acqua calda dai tropici al nord Atlantico, influenzando i modelli meteorologici e le condizioni climatiche in tutto il mondo. Nella storia climatologica, l'AMOC ha subito rallentamenti, con un evento degno di nota avvenuto circa 15.000 anni fa durante l'ultima era glaciale. Attualmente si teme un potenziale rallentamento o addirittura una chiusura completa dell'AMOC a causa dei cambiamenti climatici. Gli scienziati, incluso l'IPCC, gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, hanno messo in guardia sulla possibilità di un futuro blocco della corrente del Golfo AMOC, sebbene non vi sia consenso sulla tempistica esatta di un simile evento. Alcuni scienziati suggeriscono che potrebbe verificarsi entro questo secolo se il riscaldamento globale continuasse senza sosta. Se l'AMOC dovesse rallentare o fermarsi in modo significativo, avrebbe profondi impatti climatologici sull'Europa, sul Mediterraneo e sul Nord Africa. Queste regioni potrebbero subire interruzioni nei modelli meteorologici, portando a cambiamenti nella temperatura, nelle precipitazioni e nel livello del mare. L'Europa potrebbe affrontare inverni più freddi, mentre il Mediterraneo e il Nord Africa potrebbero vedere un aumento della siccità e delle ondate di caldo. Tali cambiamenti potrebbero avere conseguenze di vasta portata sugli ecosistemi, sull'agricoltura e sulle popolazioni umane in queste aree. La corrente del Golfo, un nastro trasportatore per il clima. La AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, meglio conosciuta come corrente del Golfo, è un sistema di correnti oceaniche che trasporta acqua calda tropicale verso nord e acqua fredda polare verso sud. Questo flusso continuo, simile a un nastro trasportatore oceanico, gioca un ruolo fondamentale nel regolare il clima di diverse regioni del pianeta, in particolare in Europa, Mediterraneo e Nord Africa. Passate interruzioni. Le evidenze geologiche suggeriscono che la AMOC non sia un sistema stabile e che, nel corso della storia climatica, abbia subito periodi di rallentamento e persino di arresto. L'ultima interruzione significativa risale all'ultima era glaciale, circa 11.000 anni fa, quando il flusso della corrente si è drasticamente ridotto, causando un brusco raffreddamento in Europa e nel Nord America. Rallentamento attuale. Preoccupa la comunità scientifica l'attuale rallentamento osservato nella AMOC, dovuto principalmente all'aumento dell'afflusso di acqua dolce nel Nord Atlantico. L'acqua dolce, essendo meno densa dell'acqua salata, ostacola il processo di ribaltamento che alimenta la corrente. Previsioni per il futuro. L'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, prevede che la AMOC continuerà a rallentare nel corso del XXI secolo, ma è difficile stabilire con precisione quando e se si verificherà un blocco completo. Gli scienziati ipotizzano che questo scenario possa verificarsi tra 100 e 1000 anni. Impatti climatici. Un blocco della AMOC avrebbe gravi conseguenze per il clima delle regioni interessate. In Europa, si prevede un raffreddamento significativo, con inverni più rigidi e piogge più frequenti. Nel Mediterraneo, si potrebbero verificare siccità più intense e un aumento della salinità del mare. Anche il Nord Africa subirebbe un impatto negativo, con una diminuzione delle precipitazioni e una desertificazione più accentuata. Oltre a queste conseguenze dirette, un blocco della AMOC potrebbe anche influenzare altri sistemi climatici globali,
con effetti a cascata ancora non del tutto compresi. Conclusione. L'AMOC è un componente fondamentale del sistema climatico terrestre e il suo rallentamento rappresenta una seria minaccia per il futuro. È fondamentale ridurre le emissioni di gas serra per mitigare il cambiamento climatico e scongiurare il peggiore scenario di un blocco completo della corrente.